Sì, questo è un museo preziosissimo. È sconosciuto? No, ma anche chiudendo i nostri lotti, i miei colleghi, a me interessava l'archivio, e mi dicevano, noi l'archivio ce l'abbiamo, poi mi ripeto, però qui c'è l'arredo, c'è la tessatura, noi vediamo che l'archivio, con Concelso, con la Cesare, la Pianeta, forse non si ricorderà, Tronchini di Noli, io ho un minimo, un milione di immagini del territorio, 300.000 li ho già scannerizzati. Sono negativi o sono su carta? Negativi e archivio, perché se parlo dell'archivio con lastre da Tronchini ho trovato il periodo del ventennio, se faccio le mostre per quello mi danno sei fascista, allora però ci sono manifestazioni, no, ma un caso di storia di due accettare qualcuno vedere foto di Pedro a noi noi di Asco Viceno, vissuto, cioè se oggi ancora noi mettiamo le famiglie ci danno delle foto, una birra, sono la vita, la storia, se ne mettiamo qui abbiamo abbiamo visto, lavoravo, facevo barista a Milano e c'era un vicino dove c'era questo bar, era un universitario e si dilettava in fotografia, la sera andavo alla Maddalena, come sono incuriosito e appassionato, e a 17 anni ho cominciato a comprare il grandi torri e scappavo, cose orribili. Dopo un po' di tempo sono stato assunto come fotografo di cronaca nera, Corriere di un Marno, in piazza Cavour. E l'ho fatto circa per un anno e mezzo, ma lavoro molto duro. Di trovare la cronaca nera, bambini, incidenti. E ho aperto poi negli anni 60, ho aperto un negozio di Braga. Poi nel 67 mi sono trasferito a Castiglione d'Anta, di Braga non c'era un buon mercato, Castiglione sì. E poi nel 75 sono arrivato a Lodi. E dal 75 in poi mi sono messo, già collezionavo prima, a collezionare materiale. Man mano che mi capitava materiale del genere, accantonavo, allora non archiviavo, iscatolavo, mettevo qualche data, qualche riferimento, e adesso invece ho archiviato tutto e siamo arrivati appunto a 300.000. Poi ho trovato uno spazio nella Villa Litta, Oriolitta, per il mio museo, là però era un sottoscala, era molto umido, poi grazie a Pallone, che qui si aveva sistemato tutto, che anno stai, non mi ricordi più? Credo 99. 99 hanno portato qui. 20 anni fa. Un po' di roba, ecco. Quello è alluminio anodizzato che parlavo con... Dov'è? Qua. Ecco l'alluminio anodizzato che compravo in Francia per stampare quelle foto lì. Quindi depositava l'alluminio d'argento, la gelatina. No, erano già sensibilizzati. Mentre invece questa è Chiada Negri. Ma non sono le taste dell'arte fotografica offset? No. È emulsione fotografica. Quelle invece le ha sul legno, le facevo io, però non c'era mercato a Lodi, allora non c'è stato di farle. Ecco. Tutto il resto è riferimento quasi prettamente lodigiano. Questa me l'aveva regalato Parpani, il primo incidente ferroviario miracoloso, perché nessuno è morto, a Lodi 1909. Poi abbiamo molti ritratti di personaggi lodigiani, fra cui autografato da Danegri e molti altri persone lodigiane. Questo è il primo incidente ferroviario documentato. Allora, disastro ferroviario miracoloso avvenuto nella stazione di Lodi la mattina delle 7.40 del 5 giugno 1909. Queste sono le antenate delle diapositive, sono fatte a mano per la lanterna magica, colorate a mano. Bellissimo. Sono cose curiosine. Quelli sono i nostri vescovi o qualche prete anche. 4 settembre 33. Sì, è arrivato nel 12 scorso per avere questo.
Roma, a Roma. Qui abbiamo, guardate, come la vita, abbiamo un barattolo di una. Questa la vorrei vedere io. Questo invece stampava cartoline nel formato 9x14, si metteva la negativa da questa parte, l'ha messa a fuoco, accendeva l'avvenimento solare. Ci passerei una vita con niente. Si comincia. Guarda le grafi. Sì. Questa è una foto di là. È l'aereo. Io ho sempre fatto il fotografo. Sì. Da 40 anni. Complimenti, perché c'è il museo di Brescia che è tanto celebrato, ma questo è molto meglio, posso dire. No, non lo puoi dire di fronte a me. Fondale. No, poi sono arrivati una, i principi, ne prendo una, sono per esempio, le cose so, perché per esempio ci vuole non sono una passione di quello, faccio una passione di un altro tipo. Le collezioni, le collezioni. Tutto esprimo il Parlamento italiano nel 1861, appena fatto le cose, qualcuno lo ha, qualcuno no, perché di trovare la foto dell'epoca, se non si può leggere, se non mi andavi poi di qua, di storia di guardare. Ma non c'è niente, io non c'è scritto la scheda, non c'è niente, 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 c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, ci credo. E non è facile, faccio ricevente, però è l'unica macchina per cinematografica, l'unico proiettore costruito in Italia, il primo. E l'abbiamo poi la Cinemeccanica Milano. Sì, questo qui manca l'obiettivo lì. Se non sbaglio, non l'abbiamo l'Ambrosio Film, sono foto di scena originali di Torino. Questa invece è la Milano Film e siamo nel 14 qui, là un pochettino prima. Quindi quello è il teatro di posa originale dove giravano i film? Sì, sì, è l'ambiente, difatti è tutta luce, è tutta luce. Cose qui abbastanza banali, Questo qui è l'autorizzazione per gli operatori di avere, dove avere il suo patentino per poter proiettare nella sala di proiezione. Questo è un 16 mm. Nessuno ha fatto una mostra e un... Guarda che è un inganno.